C'è una pausa di 10 minuti, andiamo a cercare i componenti del People's Poker Team. Troviamo qua Germano Martucci, Sasà Pengue. Sasà, ciao. Ciao. Ne approfittiamo di questa pausa per fare un aggiornamento. Come stai messo? Sta andando bene, ero salito a 50.000. Addirittura, noi ti abbiamo lasciato a 35. No, sono salito a 50, ho perso una mano col Gas Hansen della Norvegia. E chi è? L'ho trovato io, il nuovo Gas Hansen della Norvegia, che mi ha chiamato con la bottom pair su un piatto di 40.000, dove io flush draw e diciamo bilaterale al flop. Bah, comunque mi ha chiamato a river con il 3, la bottom pair. Ti abbiamo visto gestire bene il tuo tavolo. Un bel tavolo, credo di riuscirlo a dominare, quindi molti giocatori, diciamo che ho capito un po' il gioco di tutti, mi sto trovando bene, mi trovo bene. Senti, prima passavamo per il tuo tavolo e abbiamo visto una mano dove tu eri da bottone e io ho detto a Gunther, che ci sta seguendo adesso, ho detto secondo me combina qualcosa, perché c'era stato un limp dal cutoff meno 1. E quindi tu hai rilanciato un per 5, sì, a bui 25-50. Sì. Poi al flop ti sei trovato 2-6 e un'altra carta. Sì, ho rilanciato con le carte del mio fraterno amico Sabatino Tortorella, che sapete bene che sono Q6. Ho rilanciato un po' pensando anche a lui. Un po' per rubare anche bui. A parte per rubare un po' i bui, per rubare la posizione a quel giocatore, che è un giocatore molto aggressivo. E mi sono trovato con un trip sal flop. Sempre a rubare. Quanto stai? Scusami, a quanto stai di stack? 18.800. Però tu non rubi? Ogni tanto. A quanto stai di stack? Non lo diciamo. A quanto stai di stack? 28. Però tu ogni tanto rubi un po' di bui. No, io rubo un po' troppo forse. Magari bisogna... Quindi preferisci stare a 18 e non rubare? No, preferirei stare... O a 28? Preferirei stare a 18 e non rubare. Va bene. Comunque, ti sei trovato, dicevamo, quella mi mano sono lì? Trovato, mi sono trovato con un trip sal flop, penso di averlo gestito bene, infatti ho massimizzato al massimo, diciamo, il colpo, prendendomi... In maniera spettacolare, direi. Perché quando lui ha rilanciato poi a 900 al flop, tu gli hai fatto un per 3, mi sembra. Sì, l'ho tribettato. E lui è venuto. Poi non so se hai notato la scena del mio... Sì, che hai fatto finta di guardare la carta. Bravo, cercando di trovare un nulla nelle mie carte e facendo capire al mio avversario che avevo il nulla. Sì. Quindi penso che quello è un tells importante per poi hai ottimizzare il colpo. Un tells in maniera molto bella. Sì, credo. E poi dopo, alla fine... Lui ha bettato, tu gli hai fatto un due volte. Sì, io sono uscito, diciamo, il doppio va proprio per essere pagato, perché penso che un tribet lì può puzzare troppo di tristo o di nuts. Credo che sia così. E ti sei portato a casa un bel piattone. Bello, è stato bello. Il primo dei piattoni. Io uno dei primi, sì. Sì. Io direi che... Vieni Gunther, vieni. Allora, io direi che... In questa sala hanno già ripreso, mi sa che ti dobbiamo lasciare andare per continuare a costruire. Sì, credo, perché questi 5 minuti avrei potuto già rubare tipo altre 2-3 mila. Vai, tranquillamente. Vai. Ciao. Torniamo dopo, ciao. Stiamo andando a cercare i due qualificati online e eccolo qua. Ciao Andrea Lualdi si è qualificato online su People. Su People, sì, è andata bene, abbiamo iniziato un po' così, adesso ci siamo ripresi. Quanto sei in questo momento? 18.000. 18.000, quindi 18.000. Diciamo l'average, adesso non ce lo fanno vedere. Dovremmo essere lì, dai. Siete in 146, comunque sei sì, più dai, in area. Giocabile, dai, sì. Si può fare ancora qualcosa di buono. In bocca al lupo. Grazie. I tornei cambiano, ma le buone abitudini sono sempre le stesse. Ve la ricordate all'IPT di Sanremo che aveva la schiena scoperta? Anche qua non si smentisce. Veronica Montali, guardatela qua. Veronica. Ciao a tutti, scusate le spalle. Beh, sono sempre le solite spalle che comunque sono ammirate da tutti. Ha avuto molto successo il video dell'IPT di Sanremo. Non ti rispondo perché non posso. Beh, che qua non mi capiscono, quindi potrei anche farlo. Però poi a casa quando ascoltano i video... Ne parliamo dopo, ti lasciamo. Grazie, ciao. Abbiamo trovato anche Fabio Ercoli, che non perde l'abitudine di qualificarsi online. Sì, chiaro, cosa vuole che le dica? Beh, ti abbiamo trovato all'IPT di Sanremo, sempre qualificato su People's Poker, adesso ti troviamo qua al campionato europeo di Baden, sempre attraverso una qualificazione online. Sì, siamo un po' corti, speriamo in un double up per rientrare in corso. A quanto sei adesso? 6.000. Ok, in bocca al lupo, chip and the chair. Crepi. Abbiamo Sasà Pengue da bottone.
Sasà, com'è rivedersi al tavolo? È bello, è strano, però come se stessi lì adesso, perché mi ricordo esattamente tutti i gesti che faccio, tutte le cose, è bello, bello. Stai guardando le carte e secondo me combinerai qualcosa già in preflop, infatti hai rilanciato a 2,50. Sì, ho rilanciato in posizione dopo il limp di un mio avversario da hijack, sì. E infatti ho rilanciato io da bottone. Flop 6-6 jack. È un buon flop, vabbè, poi dopo scoprirai le carte. Ti stavo dicendo, rilanciato da bottone per prendere la posizione, giustamente perché lui ha limpato, io ho voluto capire un po' cosa avesse in mano. Il tuo avversario check proprio in questo momento. Sì. Io spillo, guardo le carte e faccio check anch'io. 5 di fiori, vediamo cosa fa il tuo avversario. Ah, questa me la ricordo questa. Perché ho detto, se l'avversario betta, lui tribetta. Sì, io tribetto, però lo dico e premetto, avrei tribettato anche col nulla. Perché il mio avversario c'è di 300 al turn, non può avere granché, vedendo le carte, quindi avrei tribettato lo stesso. Qui si incastra una fish, c'erano delle fish da 500 che si incastravano, erano praticamente tutte, erano unite, attaccate, infatti ho dovuto prendere altre fish. Questo è stato un tell importante perché ho perso molto tempo per tribettare. Qua 2007 gli hai fatto? No, io ho fatto 900 perché lui è uscito di 300 e io ho fatto 900 e lui ha istanto collato. Oh, qua la mano si fa interessante e c'è un K di picche al river. K di picche che... vediamo cosa combina il tuo avversario. Lui qui pensa esce di check. Io cerco di fare più velocemente possibile il bet per farmi credere in bianco. Quindi qui faccio 2002, mi sembra, sì, più o meno al piatto. Lui dopo che pensa, è obbligato a pagare. Penso che è obbligato a pagare. Proprio per il bet veloce che ho fatto a river, è importantissimo, perché lui si crede che lo voglio rubare, magari avessi un progetto, e mi paga. Adesso scopriamo le carte. Ti paga e tu mostri una bella donna accompagnata da un 6, quindi tris al flop. Tris al flop, ho detto già prima, queste sono le carte del mio amico Sabatino, che è venuto qui con me in Austria. A come le ho viste ho avuto proprio l'input di rilanciare.